La barzelletta di Ceppo. Siamo al Polo Nord. C'è un cucciolo di orso, un orsettino, un orsacchiottino, che va dalla madre, no? Gli fa: mamma, dimmi piccolo, ma io che tipo di orso so? La madre fa: sei un orso polare, piccolo. Ah, ma sei sicura che non sono orso bruno? Gli fa: certo che sono sicuro. Sei un orso polare come me e tuo padre. E l'orsacchiotto però, non soddisfatto, va pure dal padre. Ma dal padre fa: papà, dimmi piccolino, ma che son panda io? E fa: no, figliolo, tu sei un orso polare. Ma sei sicuro che non so un koala? Ma no, piccolo, sei un orso polare. Ma perché mi fai tutte queste domande? Orsetto se mette a piangere e fa: perché c'ho freddo! Povero! La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. C'è un minatore che torna a casa dopo una giornata di lavoro tutto nero, devastato dal sudore, dalla fatica, dalla stanchezza. Arriva a casa, posa la borsa, posa il piccone, gli va incontro il figlio piccolo Geppino, gli fa: papo, papo, abbraccia tutti i bacetti, gli fa: papo, fai il cane. E lui fa: no, piccolo, guarda, stasera sono... E dai, fai il cane. No, piccolo, guarda, sono distrutto, Geppino, vai a dormire. No, io voglio il cane. Allora si affaccia la moglie: vai, dai, amore, fai il cane a Geppino, dai, ho capito che sei stanco, ma fai il cane. Lui distrutto, vabbè, si mette a quattro zampe e mi diceva: bau, 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 se gira Geppino, bau, calcio in bocca, fa: ma è una mossica sta merda. La barzelletta di Ceppo. Dopo 20 anni di carcere, un detenuto manda un telegramma alla moglie. Ho scritto così: arrivo lunedì ore 5, stop. Se vuoi essere la prima, non mannà nessuno ad aprire la porta. Stop. Manco tu madre. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. Siamo al teatro dell'opera. Durante il secondo atto, tutti in silenzio stanno sentendo questo tenore che canta, no? A un certo punto una signora si gira verso il marito e fa: amore, amore, amore. Il marito fa: che c'è? Guarda che figuraccia quello accanto a te, sta dormendo. E il marito fa: a me mi svegli per di ste stronzate. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Tra amici: oh, quanto? Ma ci hai più portato il cane alla scuola d'educazione, quello che mozzicava a tutti? E fa: sì sì, qua ce l'ho portato, sta buono, mi è costato pure una cifra. Ah, ma davvero? Vabbè, ma mo è cambiato. Sì sì, adesso prima di mozzicare qualcuno devi mettere il tovagliolo. La barzelletta di Ceppo. Siamo in casa, lui a lei: amore, ma perché ti è mai sposato? Lei se lo guarda e gli fa: perché sei divertente. Ah, io pensavo perché ero bravo a letto. Oh, vedi che sei divertente. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. La barzelletta di Ceppo. C'è un giovane verme che torna a casa di pomeriggio. Ma un verme verme. Un verme, un verme di terra, un lombrico, sì, come vuoi. Sì. A un certo punto entra dentro casa e vede in un angoletto della cucina la mamma seduta che guarda fuori dalla finestra, triste, che piange. No. Va là e fa: mammina adorata, perché piangi? Che cos'hai? Cos'è successo? Chiede il vermetto. La madre si gira, se lo guarda nell'occhi con gli occhi pieni di lacrime e fa: tesoro, papà è nato a pesca. La sveglia dei gladiatori. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Siamo in ospedale, c'è un paziente nel letto. A un certo punto gli si avvicina al dottore e fa così: signor Giovanni, le comunico che lei domani verrà trasferito in un altro ospedale. Lo guarda e fa: ma perché, mi sono aggravato, dottor? No, ma qui rompi il cazzo a tutti. Siamo in paradiso. Ci stanno due porte con due cartelli. Su uno c'è scritto: uomini che si sono fatti condizionare dalla moglie. E davanti c'è una fila lunghissima di uomini, tutti in attesa. Alla porta accanto c'è stato un altro cartello scritto: uomini che non si sono fatti condizionare dalla moglie. E c'è un uomo solo. A un certo punto San Piero si avvicina, va da questo e gli fa così: mi scusi, ma perché lei si è messo qua? Questo gira e fa: che cazzo ne so, ma l'ha detto mia moglie. Un vecchietto torna a casa, come arriva in cucina, va dalla moglie e gli fa: amò, ma visitate il dottore, mi ha detto che il sesso fa bene al cuore. Se gira la moglie e fa: sì, perché non ti ha mai visto nudo. Siamo al mare,
su un lettino c'è sta una bellissima ragazza da sola e un paio di lettini accanto c'è sta uno che sta, dai che sta a spizza e sta a guarda, no? A un certo punto questa si alza tutta sexy, si immerge e si comincia a far bagno. Lui si alza tutto fusto, si butta nell'acqua, a nuoto la raggiunge, quando gli sta vicino dentro l'acqua gli fa: ciao, che fai qui tutta sola? Lei si gira, se lo guarda e fa: piscio. Al telefono: pronto? Stazione dei Carabinieri? Sì signore, come possiamo esserle utile? Senta, ma racconta la barzelletta. Ma guardi che qui stiamo lavorando. Ah, bellissima questa. Due amici si incontrano al bar e uno dei due ha un bellissimo vestito nero, tutto elegantissimo, ma tutto sporco da terra. Allora l'amico suo gli fa così: oh, ammazza quanto sei elegante, ma come che sei vestito così? Lui fa: ho appena seppellito mia suocera. Mi dispiace, ma com'è che sei tutto zozzo da terra? Lei mica voleva. Fin dai tempi del Paleozoico si rideva con le barzellette, ma martedì 14 agosto potrete farlo in un'epoca moderna. Geppo Show a Cinecittà World. Aspetto. Una signora è entrata al medico, si mette a sede, il dottore fa: prego signora, mi dica pure. Fa: guardi, no, non sto qui per me, sto qui per mio marito, ultimamente con la testa non sta tanto bene. Ah, perché? Che gli succede? Pensi, mo è un periodo che si è fissato, che se pensa ad essere una bicicletta. Ah, beh, questo è molto strano signora. Vabbè, mi porti qui suo marito. Ma guardi, sta qui, però è rimasto giù. Ma perché è rimasto giù? Perché non è salito? È perché l'ho legato al palo. Due amici stanno a parlare, uno gli fa quell'altro: un po' capi quanto mi piacerebbe ritornare al casinò, ma sono troppo divertito. Beh, perché non ci ritorni? È un posto, l'ultima volta tutti a toccare a mia moglie. Ma davvero? Ma perché è bellissima? No, è gobba! C'è un ragazzo di 30 anni, ancora vergine, che una sera riesce a uscire con una. Mo, quando stanno in discoteca, la serata promette bene e lui un po' di emozione, un po' di agitazione, comincia a beve, 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 beve talmente tanto che non si ricorda più niente. E finiscono a casa con questa, mo però la mattina dopo questa si sveglia per prima, quando si sveglia si accorge che durante la notte gli sono venute, capirai, ha zozzato tutto di sangue e per la timidezza che fa, piarvolo i vestiti, si veste zitta zitta e se ne va da casa di questo. Dopo un paio d'ore questo rinviene dalla sbronza colossale, quando si sveglia vede tutto sangue dappertutto, gli apre un corpo, si mette le mani in testa e fa: oddio, ammazzata! E comincia a girare per casa per cercarla, va in cucina, non c'è, va al salone, non c'è, va dentro al bagno, non c'è sta. A un certo punto passa davanti al corridoio, passa davanti allo specchio, si gira e vede che c'ha tutta la bocca a zozzo di sangue. Si guarda allo specchio e fa: oddio, ma la son magnata! Lui a lei: amo, madonna, ha detto che te amo? Lei fa: no. E meno male! È pomeriggio, in un bar molto affollato, entra un uomo con un fucile e scoppia il panico, tutti nascosti sotto al tavolo, e questo con l'occhio iniettato di sangue col fucile in mano fa: voglio sapere chi sta scopato mia moglie! C'è un attimo di silenzio e da sotto al tavolo si sente fa: non te bastano i proiettili! Siamo in manicomio, due matti stanno a parlare, uno gli fa: io sto qui per colpa di una donna, il suo amore mi ha fatto impazzire, io gli ho dato tutto, amore, soldi, amicizia, l'amavo tantissimo, e lei come ringraziamento che ha fatto? È scappata con altro. E te? E io so quell'altro. Fa caldo pure nella giungla, ma io vi aspetto tutti martedì 14 agosto qui a Cinecittà World per il Geppo Show Live. Mi raccomando, eh? Un signore tutto incassato un giorno rientra a casa, pia la moglie di petto e gli fa così: da oggi amore mio se cambia musica, capito? Io mi sono rotto i coglioni che faccio tutto io dentro a sta casa. Quindi io mo stasera voglio tornare a casa, voglio trovare una bella cena da 5-6 portate tutta preparata. Poi mi metto a sede, tu mi servi proprio come una cameriera, io magno, bevo e mi rilasso. Dopo mi fai trovare un bel pacchetto di sigarette che mi voglio fumare una bella sigaretta con una bella grappetta. Dopodiché andiamo in camera e cominciamo a fare amore, ma stasera lo famo proprio come dico io, capito? Poi alla fine mi porti in bel pigiama e indovina chi mo mette il pigiama? La moglie se lo guarda e fa così: quelli d'onoranze funebri. Pronto? Telefono amico? Io nella mia vita ho sbagliato tutto, lavoro, amori, amicizie, e dall'altra parte la signora ha sbagliato pure il numero. In un ristorantino di periferia c'è sta un tizio che sta a magnacca amante, tutta appizzata all'angoletto. A un certo punto versa due coppe di champagne, si guarda lei nell'occhio e prima del brindisi gli fa: dimmi qualcosa che mi fa battere forte il cuore. Lei se lo guarda e gli fa: è appena entrata tua moglie.
siamo in campagna. Un nipotino va dal nonno e fa: nonno, ti piace la frutta secca? E il nonno lo guarda e fa: sì, perché? Perché stanno a fuoco l'orto.